allo speciale di Studio Aperto, il 13° mistero. Il 2012 ormai è iniziato con il suo carico di cattivi presagi legati soprattutto all'oscura profezia Maya che vuole proprio quest'anno la fine del mondo. Per questo tutto ciò che è oscuro, enigmatico, misterioso acquista ancora più fascino e ancora più interesse. Non a caso la nuova fiction di Canale 5 è proprio incentrata su queste tematiche, si chiama Il 13° Apostolo, andrà in onda a partire da domani sera ed è ambientata in Vaticano. D'altra parte la religione è custode millenaria di tanti segreti, a partire dalla stessa Bibbia, il nostro testo sacro nel quale sarebbe custodita una realtà sconcertante. Ne è convinto Mauro Biglino, un traduttore dall'ebraico masoretico che nel suo lavoro si è imbattuto più volte in parole, in termini che aprono scenari assolutamente da pura fantascienza, eppure assicura è tutto scritto nella Bibbia. Possiamo pensare che questa religione sia nata da un contatto avvenuto tra, diciamo, l'umanità, per semplificare, e degli esseri tecnologicamente decisamente superiori. È nata così, è nata, come dire, come una storia vera, concreta, materiale, fisica, e che poi nei secoli, perso il contatto materiale con questi personaggi, in realtà è stata poi elaborata dal punto di vista teologico. Una storia incredibile, una storia che i ricercatori alternativi leggono proprio tra le righe della Bibbia, dove, con gli strumenti culturali, concettuali e linguistici dell'epoca, gli antichi avrebbero raccontato una realtà ben diversa da quella che abbiamo sempre immaginato. A partire dal concetto stesso di Dio, nella Genesi si parla di Elohim, un nome plurale. Elohim vuol dire forse gli splendenti. Nel senso che la parola Dei è una parola introdotta dalla teologia, ma che non apparteneva alla cultura di chi ha scritto la Bibbia. Quindi l'idea di inserire gli Dei nasce appunto in quel processo di elaborazione teologica che è durato molto nei secoli, ma all'inizio questi indicavano certi individui che erano dotati di caratteristiche dal punto di vista culturale, tecnologico, eccetera, di gran lunga superiori agli uomini, ma certo non esseri spirituali. Mauro Biglino, traducendo letteralmente il testo dall'ebraico masoretico, è arrivato a questa conclusione sconcertante. Come prima di lui, Zecaria Sitchin e i teorici degli antichi astronauti, è convinto che i nostri antenati abbiano avuto a che fare con entità ipertecnologiche arrivate dallo spazio. Le stesse che ci avrebbero fatto evolvere. Così infatti andrebbe letto il racconto della creazione, non un mito ma una procedura scientifica. Questi Elohim sono intervenuti sulle specie esistenti, che possiamo ipotizzare Homo erectus o Homo habilis, hanno fatto un intervento di ingegneria genetica e hanno dato, come dire, un colpo di acceleratore a quella che poi è stata l'evoluzione che conosciamo. Esseri umanoidi che ci hanno fatto davvero a loro immagine e somiglianza, inserendo parte del loro DNA nel nostro. Eva è Hawa, che è la madre dei viventi, cioè la femmina da cui poi è derivata tutta la specie. La Terra, il pianeta Terra, è la Adama e Adama è quello del pianeta Terra. Quindi in realtà, se volessimo tradurlo letteralmente, dovremmo dire il terrestre, per distinguerlo da quelli che terrestri forse non erano. Ma perché forzare così la nostra evoluzione? C'è una risposta che possiamo attingere dalla religione. Quando la religione ci dice che noi siamo stati creati per amare e servire Dio, contiene un profondo concetto e contenuto di verità, nel senso che se questi sono arrivati qui, quando ci hanno formati proprio perché noi lavorassimo al posto loro, quindi era un servire estremamente concreto, molto più di quanto non si pensi. Dunque, viaggiatori stellari arrivati da molto lontano, ma nessuno sa davvero da dove. Ah, qui ci sono un sacco di ipotesi, io non mi sbilancio su nessuna, nel senso che il mio metodo è quello di leggere e descrivere ciò che c'è scritto nel codice di Leningrado. Le ipotesi sono tante, ognuno può scegliere la sua in attesa poi che una venga valorata, insomma, dalle ricerche scientifiche. Possono essere arrivati appunto da Nibiru, come dice Sitchin, possono provenire dalla zona di Orione, come farebbero pensare certi riferimenti aramaici all'interno della Bibbia stessa, però lì dobbiamo sapere veramente che siamo a livello di ipotesi assolutamente incerte.
tante ipotesi, una certezza. Il Dio della Bibbia non è un Dio immanente o spirituale, anzi sembra una creatura molto umana che prova rancore e gelosia, che si vendica e che uccide. Direi che ha solo caratteristiche umane, nel senso che è pressoché impossibile trovare nell'Antico Testamento, soprattutto nelle parti fondanti, cioè quelle che raccontano la storia delle origini, qualsiasi riferimento spiritualista. Questo è avvenuto solo successivamente con l'elaborazione teologica. D'altra parte anche importanti esegeti ebrei dicono appunto che trovare la visione di un Dio spirituale nella Torah è assolutamente pretestuoso, perché non c'è. Esigenze umane anche quelle che dimostrano i messaggeri di Dio, gli angeli, che tutto sembrano fuorché entità incorporee. La figura dell'angelo è il classico esempio di questa elaborazione teologica, perché gli angeli della Bibbia, i cosiddetti angeli della Bibbia, cioè i malachim, in realtà tutto sono meno che angeli. Io mi occupo di ciò che c'è scritto nella Bibbia, racconto ciò che c'è scritto nella Bibbia, e se c'è una delle poche cose su cui non possiamo avere dubbi, che quando la Bibbia parla dei malachim, parla di esseri materiali dotati di due gambe che camminano, devono mangiare, si sporcano, devono lavarsi, hanno necessità di dormire e quindi non hanno nulla a che vedere con le figure angeliche di cui tradizionalmente si parla. Quando si leggono certi brani della Bibbia, li si ritiene a priori non veri, perché si dice non è possibile che nella Bibbia ci sia scritto questo. E allora per forza chi ha scritto quello doveva necessariamente voler dire altro, invece non è vero. Chi ha scritto quello voleva dire quello. E allora quelli che la Bibbia chiama carri di fuoco o turbini di vento, altro non sarebbero che astronavi sulle quali il Dio degli ebrei si spostava. Si dice non è possibile che la Bibbia parli di, diciamo pure, di astronavi. In realtà la Bibbia ne parla come? Il più famoso, come sappiamo tutti, è Ezechiele, che parla del carro celeste. Improvvisamente il cielo si aprì. Vidi un vento tempestoso venire da settentrione ed in mezzo alla tempesta lampeggiava come metallo lucente una grande nube avvolta da una luce abbagliante e da una fiamma ininterrotta. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati. Anche sul Sinai Dio si manifesta a Mosè nel suo Kevod, parola che i teologi traducono come gloria e che invece, spiega Biglino, in ebraico significa ciò che è pesante e forte. Forse una macchina volante. Uccide chi le sta vicino. Dio non può intervenire su questa uccisione perché non è in grado di controllare gli effetti di questa macchina. Se si sta un pochettino più lontani, questa macchina non uccide. Se ci si nasconde dietro delle rocce, la macchina non uccide. Quindi vuol dire che ciò che Dio non è in grado di fare, controllare gli effetti di quella macchina, lo possono fare delle semplici rocce. Questo mi pare che non richieda interpretazioni, quindi voler dire che quella è la gloria di Dio significa mettersi lungo un percorso che poi non ha spiegazioni, salvo introdurre il concetto che la teologia introduce spesso del mistero. Ma se si legge attentamente la Bibbia non c'è bisogno di introdurre la categoria del mistero, è tutto chiaro. Un'altra tecnologia impossibile per quei tempi, ma descritta con dovizia di dettagli, è quella contenuta nell'Arca dell'Alleanza. Nel senso che l'Arca dell'Alleanza era, come dice il rabbino Moshe Levin, un condensatore elettrico, quindi un grande macchinario capace di condensare e erogare energia. Il suo utilizzo era riservato a coloro che erano addestrati e abilitati a farlo. Chi tentava di utilizzarla senza avere le necessarie conoscenze moriva, veniva ucciso. È uno di quegli oggetti che teoricamente non possono esistere. Peraltro aveva anche delle altre funzioni, non soltanto quella di arma, tant'è che la Bibbia dice espressamente che quando Mosè entrava nel tempio tenda nel deserto, parlava con l'Elohim che era lontano e la voce dell'Elohim era udita da Mosè in mezzo tra questi due pannelli che la Bibbia chiama cherubini, ma bisogna sapere che il termine cheruv, da cui deriva cherubini, indica l'atto del coprire. Siamo tutti in attesa di sapere se quella che è nella cappella di Santa Maria di Sion ad Aksum in Etiopia sia quella vera. Ho letto un'intervista del patriarca del posto che dice che forse entro il 2012 finalmente la lasceranno vedere al pubblico, speriamo. Come se non bastassero tutti questi indizi a suffragio della teoria aliena, il ricercatore porta come ulteriori prove due passi poco noti della Bibbia, ma molto significativi.
Nella Genesi, nel Deuteronomio, ci sono appunto questi racconti da cui si capisce che questi avevano una organizzazione militare che aveva previsto una spartizione della terra. Noi siamo a conoscenza di quella parte, attraverso l'Antico Testamento, di quella parte della storia che riguarda quella particolare zona geografica che era stata segnata a questo qui che poi si faceva chiamare Yahweh. Ma c'è di più. Nel libro dei Salmi leggiamo addirittura che Dio muore. È un'assemblea degli Elohim, il capo dell'assemblea sta, come dire, duramente rimproverando i suoi colleghi perché dice che in realtà non stanno governando come dovrebbero perché sono arroganti, prepotenti, eccetera, e dice loro: sì, è vero, voi siete degli Elohim, però ricordatevi che se anche siete degli Elohim, voi siete mortali come tutti gli altri uomini. E glielo dice espressamente. E allora qui dobbiamo metterci d'accordo. O diciamo che quando la Bibbia parla di Elohim si riferisce a Dio, e allora si riferisce a Dio anche lì, oppure alcune volte si riferisce a Dio e altre volte no. Però allora a questo punto, voglio dire, si perde di ogni credibilità. Il quadro che ne esce è disorientante. I nostri valori, i nostri punti di riferimento rischiano di crollare, inclusa la fede. No, direi di no. Non dico che Dio non esiste. Può benissimo esistere un Dio, e questo Dio può benissimo aver messo all'interno del suo disegno anche questi personaggi che non hanno fatto altro che dare un piccolo colpo di acceleratore all'evoluzione degli ominidi verso l'uomo. Ma questi potrebbero essere stati mandati da Dio. E questo libro, cioè la Bibbia, può benissimo essere il libro che quel Dio, diciamo il Dio vero, quello universale, trascendente, spirituale, ha scelto per far sì che gli uomini si avvicinino a lui. Non voglio mettere in discussione la fede di nessuno, nel modo più assoluto, io racconto ciò che c'è scritto. Lì c'è scritta una storia, per l'uomo di fede quella storia può stare dentro il disegno provvidenziale di Dio. Non tutti lo sanno, ma da molto tempo il Vaticano è impegnato nella ricerca astronomica con un osservatorio storico, quello di Castel Gandolfo, e con uno invece molto più tecnologico in Arizona. Ormai anche per la Chiesa non è più un tabù ammettere che forse da qualche parte nello spazio esiste vita intelligente. Sarebbero creature di Dio come noi, sarebbero in qualche modo nostri fratelli. È il servizio di Gigi Sironi. Mi sono addormentato in un campo. Sono stato svegliato da un rumore e dalle luci. E ho visto un UFO, un'astronave. Pochi minuti, puff, sparito. Ci sta raccontando una storia vera o no? Questo è il racconto di Giacobbe nella Bibbia. Esistono altre forme di vita extraterrestri? Degli accenni a questa possibilità si trovano già nella Sacra Bibbia. E ora guardare al mistero del cielo e parlare di alieni non è più tabù nemmeno per la Chiesa. Qualcosa è cambiato. Prelati e teologi non negano più l'esistenza di altre forme di vita al di fuori del nostro pianeta. Possono esserci altre forme di vita, anche intelligente, e non è per nulla in contraddizione con la fede nel Dio creatore. C'è una possibilità. Dio creatore, che ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, può aver donato la vita anche ad altre creature? Penso di sì. Così che non vedo una difficoltà in pensare che Dio possa aver creato anche altri esseri intelligenti. Sono aperto a quello che potrà succedere. Si potrebbe scoprire la vita nel sistema solare tra un giorno, forse tra mille anni, chissà. E penso che l'umanità sarebbe pronta per questo tipo di incontro. Chissà se mai un giorno vedremo immagini come queste. La vita nel sistema solare, l'umanità pronta per incontrare gli alieni. Non è solo metafisica, perché la Chiesa ha anche un suo osservatorio spaziale. È la Specola Vaticana, voluta dal Papa più di un secolo fa e ora diretta da padre José Funes. Lo scopo di questo tipo di ricerca è trovare dei pianeti simili alla Terra. E se ci sono questi pianeti, che probabilmente ci sono,
trovare delle condizioni simili alla Terra. Le ricerche della Chiesa e i suoi studi più approfonditi ora si svolgono in Arizona, dove il Vaticano ha fatto costruire uno dei telescopi più avanzati e costosi al mondo. Questo è il nostro telescopio e gli strumenti. Voci mai confermate parlano anche di un osservatorio astronomico segreto in Alaska e di una sonda chiamata Siloe che il Vaticano avrebbe inviato nello spazio alla ricerca di forme di vita sconosciute. L'umanità ha capito che viviamo in un universo di 100 miliardi di galassie. Cioè ci sono 15 galassie per ogni persona nel mondo. Uno può vedere qualcosa che non può spiegare, ma da lì a dire che sono navicelle, che sono degli extraterrestri, c'è un salto immenso. Tra misteri, studi e testimonianze non confermate, un dato certo c'è. Con 100 miliardi di stelle ci potrebbero essere moltitudini di pianeti gemelli della Terra con esseri viventi come noi. A stupire tutti è stato l'astrofisico del Vaticano, che poco tempo fa ha detto: gli extraterrestri esistono e sono nostri fratelli. Sì, ma voglio dire che non ho detto niente di nuovo. Già padre Secchi, che è stato astronomo, gesuita anche lui, diceva più o meno le stesse cose che dico io nel 1860. No, non è un aereo, quello è un UFO. No, sembra un razzo. È un UFO. Prima di padre Funes, un altro gesuita e studioso, padre Balducci, aveva parlato apertamente dell'esistenza di esseri alieni che sarebbero a metà strada tra noi e gli angeli. Loro stanno per tornare in quest'era zodiacale dei pesci. Creature aliene arrivate sulla Terra migliaia di anni fa e così evolute da sembrare ai nostri occhi degli dèi. Una teoria simile a quella di un altro studioso e ricercatore, Zeclaia Sicci. Anunnaki significa coloro che dal cielo arrivarono sulla Terra. Nibiru è il pianeta da cui provengono gli Anunnaki. Nibiru è il nome di un pianeta citato centinaia di volte nei testi astronomici dell'antica Mesopotamia, dove 6.000 anni fa nacque la civiltà dei Sumeri. A loro gli extraterrestri avrebbero rivelato i segreti dell'universo e del sistema solare, come dimostra questo sigillo conservato a Berlino. Proprio qui, tra Marte e Giove, c'è un pianeta in più che è mostrato sull'antica raffigurazione. Questo è Nibiru, che percorre una grande orbita ellittica una volta ogni 3600 anni all'incirca. Quindi, una volta ogni 3600 anni, questo pianeta si avvicina a noi. 550 anni prima di Cristo gli Anunnaki partirono proprio da Nibiru per sbarcare sulla Terra. Quel pianeta per gli astronomi si sa, non esiste, ma gli scienziati ora parlano di un enigmatico quinto pianeta, un mondo gigantesco che un tempo orbitava attorno al Sole che circa 4 miliardi di anni fa si è allontanato perdendosi nello spazio profondo. La fonte è il prestigioso Southwest Research Institute di Boulder, in Colorado. Quegli astronomi parlano di un pianeta ormai distante migliaia di anni luce, ma dove potrebbe esserci la vita. Impatti tra pianeti, orbite modificate, mondi vaganti nello spazio, a conti fatti, è quello che raccontano l'epica sumera e la fantasiosa creatività di ricercatori alternativi. Chiamatelo pianeta X, quinto pianeta o Nibiru, poco cambia. Così tutti i racconti sumeri, che io ritengo vengano ripresi dalla Bibbia, non sono affatto in conflitto con l'evoluzione. Non c'è assolutamente alcun conflitto tra religione, Bibbia, Sumeri e scienza. Sono in perfetto accordo se si leggono alla lettera. C'è un legame che unisce alcuni dei luoghi più misteriosi della Terra, un legame lontano nel tempo e nello spazio che ci riporta agli alieni, arrivati in epoche remote dal pianeta Nibiru. Gli Anunnaki, antichi viaggiatori spaziali che solcavano il cielo con le loro astronavi e che gli uomini riconoscevano come divinità.
Tutto quello che troviamo fatto con pietre colossali è la prova del loro passaggio, perché gli alieni... Queste sono le rovine di Baalbek in Libano, dove secondo Sitchin c'era una rampa di lancio per astronavi realizzata su mura ciclopiche. Ci sono tre blocchi di pietra, pesano 1100 tonnellate l'uno. Non ci sono macchinari ai giorni nostri in grado di sollevare 1100 tonnellate. Baalbek, Gerusalemme, Giza, il Sinai, questi luoghi avrebbero visto atterrare e decollare gli UFO dell'antichità. La stessa idea di piattaforma con pietre colossali è a Gerusalemme. Di sicuro chi ha costruito queste meraviglie aveva una tecnologia a noi tuttora sconosciuta. Chi ha intagliato le pietre? Chi le ha messe in posa? Se dai retta ai racconti dell'antichità, dicono i giganti. I giganti compaiono in molte culture antiche. Su internet il popolo del web ha elaborato queste foto che li presenta così. Ma di loro parla anche la Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sarebbero echi e riflessi della tradizione sumera. Nella storia del paradiso terrestre, tutto gira attorno a due alberi. L'albero della conoscenza e l'albero della vita, della loro vita. Viene detto che abbiamo ricevuto la conoscenza, ma non abbiamo ottenuto la longevità. Un rapporto contrastato, quello tra gli alieni e noi umani, segnato da vari incidenti di percorso. Come il diluvio universale, i testi sumeri lo spiegano così. Enlil, il fratellastro di Enki, non era contento dell'esperimento compiuto sull'umanità fin dall'inizio. E quando il diluvio stava per avvenire, disse: lasciamoli perdere, non salviamoli. Ma Enki lo ha fatto. Lui ha salvato l'umanità. E proprio dai resti di una creatura aliena scoperti in una necropoli sumera potrebbe arrivare la prova decisiva della loro presenza migliaia di anni fa sul pianeta Terra. Per arrivare a conoscere la verità bisognerebbe svolgere dei test su quei resti, che invece sono stati dimenticati nei sotterranei di un museo londinese che ha già dato risposta negativa. Cosa pensa il Vaticano? Che il test dovrebbe essere fatto? Perché potrebbe dimostrare verità che la religione e la scienza magari non vorrebbero lasciare emergere. Adesso si mette in formazione da tre, guarda come sono tre. Come fanno a essere stelle? Si muovono? Punto, sta volando, sono oggetti volanti. Passato che sembra futuro, incontri ravvicinati che lasciano sbalorditi, un cortocircuito di fede, nozioni, sapere che manda in tilt tutto quello che ci hanno insegnato. Nessuna prova, nessuna evidenza viene ripetuto ogni volta. Avvistamenti, testimonianze e immagini come questa vengono sempre archiviati come pure fantasie. Non vedo perché la Chiesa dovrebbe mantenere nascosto un tale tipo di scoperta. Nessuna volontà di tenere nascosto, dunque. Il Vaticano, con i suoi osservatori astronomici, si limita a studiare l'universo alla ricerca di altre forme di vita e Padre Funes, con la sua straordinaria testimonianza, invece immagina l'incontro tra noi e gli extraterrestri come quello tra gli europei e gli indi d'America. È un'immagine, però sarebbe anche non solo l'incontro con un tipo di vita diverso, ma anche con un tipo di cultura diverso, no? Però vorrei sottolineare che finora non abbiamo nessuna prova in assoluto.
Questa sera abbiamo affrontato temi delicati, temi difficili come ad esempio la possibilità che la Bibbia stessa contenga riferimenti alla presenza sulla terra di entità aliene o come il rapporto a volte complesso tra fede e scienza. Abbiamo poi tratteggiato gli scenari apocalittici del 2012, ma abbiamo anche visto in anteprima le immagini della fiction di Canale 5, in onda da domani, il 13° apostolo, che è un appuntamento imperdibile per chiunque ami il mistero e il paranormale. Ci siamo fatti tante domande, rimaniamo con tanti dubbi, ma il dubbio d'altra parte è ciò che muove verso la ricerca. Per questo vogliamo chiudere con una frase tratta dal Talmud che dice: se tutte le risposte fossero già state date, il futuro sarebbe chiuso. Buonanotte.